cosa sia la libertà, ma questa parola ha un senso soprattutto nel cuore di coloro che sanno cosa vuol dire perderla. Il 28 maggio 2011 brindiamo la libertà con Amnesty International. Per noi che possiamo agire, scrivere e parlare liberamente ogni giorno, la libertà è qualcosa di scontato, qualcosa che si appartiene dalla nascita per noi che usciamo di casa e vi facciamo rientro senza problemi. La libertà è nell'aria che respiriamo, quando ci rivolgiamo a coloro che hanno il potere, come i governi e le multinazionali, non conosciamo la paura di perdere la libertà, semplicemente a causa di ciò che abbiamo detto o fatto. In molte parti del mondo milioni di persone non hanno il diritto di esprimersi liberamente. La minaccia della censura, del carcere, della morte le trattiene, le dissuade dal semplice gesto di dire ciò che pensano. La libertà significa veramente molte cose. Le nostre libertà sono espresse nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sono diritti nati, rappresentano la visione di un mondo libero dal bisogno e libero dalla paura. Negare, togliere o limitare quei diritti è una scelta. Agire e vivere per difenderli è un'altra scelta. 50 anni fa, quando un avvocato milanese, inglese, seppe di due studenti portoghesi che erano stati imprigionati per aver fatto un brindisi alla libertà, comprese quali scelte erano state fatte. Oltraggiato da quella storia, rendendosi conto in quegli anni di guerra fredda di quante migliaia di prigionieri politici fossero stati ridotti al silenzio, quell'avvocato e altre persone diedero vita a una potente rete di resistenza. Misero in discussione l'idea che i governi potessero imprigionare chiunque non fosse d'accordo con loro e potesse farlo impunemente quel governo. Con determinazione, con una notevole innovazione, quelle persone lanciarono quello che oggi chiameremo un social network. Il loro obiettivo era estremamente serio. Erano attivisti, volevano lavorare insieme contro l'ingiustizia. Così nacque Amnesty International. 50 anni fa, la vita di migliaia di persone che hanno sperimentato sulla loro pelle la perdita della libertà, come la vita di migliaia di persone che quella libertà l'hanno difesa, sono nei nostri cuori. Ancora oggi, tutte le persone che fanno parte della nostra rete, di oltre 3 milioni di soci, sostenitori, il nome della libertà, di questo
sei cresciuto, tu sei militare, non te lo hai fermato perché sai come si fa. Proprio sei partito un giorno fra di carri armati, hanno roso suolo le case del villaggio. E non ti sei voltato a farmi cadere, non parlato di veri patrioti, sacrificio e coraggio. Sì, lanciamo la tua forza, diventerà cammino!